Oh, ma salve, buon Halloween, dolcetto scherzetto. Prego, prendete, vi do un sacco di cosine buone. Ecco qua le vostre caramelle, i vostri biscotti, tutte cose dolci che vi faranno cariare i denti. Ma come? Sì, ovviamente questo è un canale di tecnologia e questa ovviamente è una cosa parodistica, ma vi faccio vedere adesso il vero dolcetto che c'è per Halloween. Andremo a vedere tutte le schede madri con chipset Z690, o almeno quelle annunciate fino ad oggi, che quindi andranno a supportare la nuova generazione di processori Intel, quindi il 12600K, 12700K e 12900K. Preparatevi perché abbiamo circa una trentina di schede madri da vedere. E sono davvero davvero bellissime tutte. Prima di continuare col video, vi ricordo che comunque un buon 90% degli screenshot che ho fatto sono stati presi da pcgaming.it, che sponsorizza questo video. Quindi in descrizione ci sono i link per andare a seguire i nostri amici, appunto, di pcgaming.it, quindi andate a dare un'occhiata. Cominciamo subito col botto, ragazzi. Questo è il primo dolcetto che vi offro, cioè la linea di schede madri Gigabyte Aorus. Abbiamo, partendo dal modello più basso, che poi modello più basso non è, perché stiamo parlando sempre di Aorus, cioè la linea di punta di Gigabyte, abbiamo in ordine la Master, la Elite, la Pro e la Extreme. Ovviamente tutte e quattro queste schede madri sono in grado di supportare tutti e tre i processori, sebbene abbiano comunque un consumo energetico diverso, che varia appunto in base da chip a chip. Tutte e quattro queste schede madri sono in grado di supportare tutti e tre i nuovi processori. Ovviamente, se doveste acquistare un 12900K e voleste divertirvi con l'overclock, io consiglierei di andare sulle schede madri di fascia un pochettino più alta per quanto riguarda Gigabyte, perché sappiamo da recenti leak che comunque il consumo energetico sarà decisamente esoso. Se invece volete mantenervi sul gaming e volete una scheda madre di tutto rispetto, o volete il processore magari un po' più alto, quindi o il 12600K o il 12700K, la Master o la Elite sono sicuramente le schede madri che fanno per voi. Passiamo adesso ad ASRock, che ultimamente con la sua linea di schede madri Tai Chi sta davvero facendo il botto. È davvero una linea fantastica, secondo me, e la Z690 Tai Chi, beh, non è da meno sia a livello estetico sia a livello di performance. Io non riesco. Avete pure voi questo piccolo feticcio? Nel senso, le schede madri per me sono le componenti esteticamente più belle da vedere in un PC. Anche voi avete sto piccolo. No? Solo io scusatemi. Ci sono anche linee minori, non per forza la Tai Chi. Ad esempio, la Tai Chi io la consiglierei per un 12900K o un 12700K. Invece, la linea velocità, anche se sulla scheda madre c'è scritto velocità e non velocità, che è molto divertente, e la linea Phantom sono linee che consiglierei più per un 12700K, magari utilizzo blando, non spinto al massimo, o magari un 12600K per quanto riguarda appunto il gaming e quindi la linea Phantom. Ricordiamo che tutte queste schede madri hanno supporto o DDR4 o DDR5, ma è specificato comunque o sulla scatola o nella scheda tecnica specifica per ogni scheda madre, e il supporto al PCI Express 5.0. Voi chiederete: cosa ce ne facciamo del PCI Express 5.0 se non riusciamo a saturare il 4.0 con le periferiche attuali? Ragazzi, ce l'avete per future proofing. Questa nuova architettura di Intel sta davvero spingendo i limiti di quello che conoscevamo prima, per quanto riguarda le possibilità di un PC. Quindi ce lo pigliamo comunque, anche se non serve al momento. ASRock poi ci offre anche un Extreme Wi-Fi 6, che è secondo me, insieme alla Steel Legend, sono secondo me due tra le schede madri più carine che ci sono al momento. Sono schede madri sì che supportano benissimo ogni tipo di processore da dodicesima generazione, ma per queste qui io consiglierei più che altro o un 12700K o un 12600K, perché le fasi di alimentazione non sono così pompate come su altre schede madri, quindi non è che non riuscite a dare abbastanza corrente al processore, e che avendo delle fasi di alimentazione non al massimo, ecco, delle dimensioni o comunque sottodimensionate, per dirle in maniera più semplice, anche il sistema di raffreddamento, di dissipazione del VRM non è così grande, ecco, da poter dissipare tutto il calore generato da un passaggio di corrente talmente grande. Ma ad ogni modo, la Wi-Fi Extreme 6 e la Steel Legend Wi-Fi 6e sono comunque delle schede madri davvero molto molto carine e estremamente solide. Passiamo adesso alla linea di schede madri che
che secondo me ha il design più bello. Sì, raga, sono un fan sfegatato del design delle schede madri MSI. Sì, lo so, quel draghetto Lucky, che è anche qui, piccolo Lucky, mi piace davvero tanto. Cominciamo dal modello di tier più basso, cioè il modello Pro Series, che è una scheda madre senza fronzoli, praticamente, in grado di ospitare tranquillamente tutti e tre i processori presentati da Intel, però diciamo non è la scheda madre che può tirare fuori le prestazioni più estreme dai chip di livello più alto. Per cui è una scheda madre ottima per il lavoro, ottima per chi vuole praticamente lavorare senza, ecco, avere fronzoli RGB o comunque lavori di design troppo estremi. Scheda madre solida che comunque funziona molto bene. Se vogliamo fare uno step up, vediamo la Tomahawk e la Torpedo. La Torpedo, secondo me, io non so perché quest'anno c'ho il pallino per le schede madri blu, la Torpedo secondo me è forse tra le schede madri più belle che io abbia visto negli ultimi 2 o 3 anni, perché ha questa dicotomia di colore, appunto, nero e blu, che è molto molto figo secondo me. C'è poi la Tomahawk, che sappiamo, la Tomahawk è un ottimo rapporto qualità-prezzo per quanto riguarda le linee di schede madri MSI, e tutte e due secondo me sono molto indicate o per un 12600K o un 12700K, quindi potete utilizzarle come schede madri sia da gaming che lavoro abbastanza intenso, ecco, con il 12700K, non dico lavoro estremamente pesante. Se vogliamo cominciare a pensare a qualcosina di un po' più estremo, cioè ci sono la Carbon, la Force e la Edge di MSI, che fanno parte della linea MPG. Per quanto riguarda i chipset AMD, sappiamo che la linea MPG non è proprio delle migliori. Per Intel la situazione dovrebbe essere diversa ad ogni modo. Possiamo vedere benissimo dalle foto che ci sono delle fasi, molte fasi di alimentazione. Il VRM è decisamente bello pompato per poter ospitare tranquillamente anche un 12900K. Se invece vogliamo spingere al massimo, sono sicuro che le MEG Unify e le MEG Ace sono le schede madri che fanno al caso nostro. Per adesso queste sono le top di gamma, ma non escludo che possa uscire anche una Godlike da parte di MSI. Ad ogni modo, personalmente la MEG Ace è la scheda madre che io andrei ad acquistare se volessi avere un 12900K e spingerlo al massimo delle proprie possibilità. Tant'è che nel mio sistema AMD con il 5900X ho una MEG Ace X570, ve l'ho detto, il draghetto mi piace proprio tanto. Passiamo adesso a Biostar, che è una marca meno conosciuta, ma ci presenta comunque la Valkyrie e la Racing GTA Z690. Sono delle schede madre, diciamo, di fascia media, medio alta, possiamo dire. Possono supportare tranquillamente anche un 12900K, ovviamente senza spingerlo all'estremo dell'estremo dell'estremo. Sono delle schede madre solide che hanno un buon numero di porte USB e connessioni sul PCB frontale, e che quindi, ecco, possono comunque essere buone sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo sia per l'ambito svago tipo gaming, perché poi c'hanno sti bei colori belli sgargianti, soprattutto la Racing GTA mi piace, mi ricorda tanto Tron. Poi Colorful, io non sapevo che Colorful facesse le schede madri così belle. Abbiamo la iGame Z690 Ultra. Sinceramente parlando, come design questa scheda madre mi sembra un quadro di arte postmoderna. È una figata assurda da vedere. Il VRM mi sembra estremamente pompato, ci sono una marea di fasi di alimentazione, credo circa, ci sono almeno 14 fasi di alimentazione, quindi voglio dire, la corrente arriverebbe tranquillamente anche a un 12900K senza problemi. Ho paura soltanto per quanto riguarda la dissipazione del VRM, perché gli heat sink piazzati al di sopra non mi sembrano così massicci. Ma ecco, queste sono solo supposizioni, ovviamente non ci sono ancora recensioni di queste schede madri, vedremo quando saranno messe in commercio e quando il tutto sarà pubblicato, ecco. Poi EVGA. EVGA sappiamo che è un partner storico di Intel, offre delle schede madri che sono pazzesche dal punto di vista delle prestazioni, e non si smentisce neanche questa volta. Abbiamo infatti la Classified, che è una scheda madre alla quale affiderei tranquillamente un 12700K o un 12900K, oppure abbiamo la Dark Kingpin. La Kingpin Dark è una scheda madre che è in collaborazione appunto con il famosissimo overclocker Kingpin, e serve per fare overclock
al 12.900K. Cioè, se su questa scheda madre mettete un 12.600K, non avete capito il valore di questa scheda madre. Questa scheda madre ha fasi di alimentazione ad hoc, un sistema di circuiti ad hoc e un layout esterno per quanto riguarda socket, slot di RAM e alimentazione, che è fatto per dare al processore corrente in maniera pulita ed efficiente e nella maniera migliore che possiate mai immaginare. Ecco, è una scheda madre fantastica che serve davvero a fare overclock spinto. Costerà un bel po' e se volete spingere al massimo il vostro 12.900K, questa è la scheda madre per voi. Passiamo poi, raga, a una linea di prodotti che è lunghissima, quella di Asus. Asus, da quello che ho visto fino adesso, è la casa che ha mandato più schede madri in giro ai vari recensori. Abbiamo la classica linea Prime bellina, molto... molto poco pesante, devo essere sincero, che è ottima per chi cerca una buona qualità e un ottimo rapporto qualità-prezzo, ecco. 12.600K e 12.700K su una Prime, sì, ce li metterei tranquillamente senza spingere un pochettino, senza spingere troppo sull'overclock, ecco. Ma a livello estetico mi piace davvero tanto. Abbiamo poi la TAF. Beh, la TAF... per qualche tempo è stata la linea economica di Asus, ma da qualche anno a questa parte è una linea full-fledged a tutti gli effetti, per cui tranquillamente 12.600K e 12.700K qui vanno che una bellezza. Anche a livello estetico molto molto bella, con questo look aggressivo, questi colori che ricordano fuoco e carbone, davvero molto carina. Abbiamo poi la ProArt Zera 690 Creator. Questa qui è una scheda madre che secondo me vuole andare a mimare un pochettino la linea Vision di Gigabyte. Linee squadrate, stile davvero molto minimal e diciamo come livello siamo più o meno al pari della TAF fondamentalmente. È una scheda madre appunto da lavoro questa qui, non troviamo delle fasi di alimentazione super mega pompate perché non bisogna fare overclock assurdo su questa scheda madre, bensì basta mettere il processore, ci dovete lavorare e ci lavorate tranquillamente. Ad ogni modo, molto carina, sto design mi piace davvero tanto. Cominciamo poi con le Strix. Le Strix sappiamo che offrono ottime prestazioni, design accattivante, un buon numero di connessioni e una possibilità di fare overclock decisamente buona. Per cui abbiamo la gaming wifi in modello Mini TX, supporta appunto DDR5, supporta PCI Express 5.0, dovrebbe esserci un doppio slot per gli SSD M.2 sulla parte frontale, non so se sul retro c'è qualcosina, ma ad ogni modo è un'ottima scheda se volete fare un sistema di dimensioni piccole, contenute e comunque che abbia delle ottime prestazioni. Abbiamo poi la Maximus Z690 Hero. Qua stiamo parlando di schede madri di fascia altissima, ok? Qui ci potrei mettere tranquillamente un 12.700K, un 12.900K, potrei anche farci overclock, tranquillamente non avrete alcun problema. Oltretutto potete anche creare un sistema con GPU multipla perché c'è un connettore a 6 pin che fornisce corrente aggiuntiva appunto alle linee PCI Express, quindi tanta tanta roba. La Maximus Apex, sempre di Asus, poi è un'ottima scheda secondo me che può andarsi a piazzare molto bene per quanto riguarda le prestazioni da gaming. Design accattivante, non ci sono fronzoli per quanto riguarda fasi di alimentazione ad hoc, connettori supplementari eccetera eccetera eccetera, ma qui un 12.600K, un 12.700K potrei spingerli davvero tanto e potete avere davvero il massimo dalla vostra macchina da gaming. C'è poi la Maximus. Allora, qui praticamente stiamo parlando di una scheda madre che ha delle fasi di alimentazione raffreddate a liquido. Se avete un custom loop potete tranquillamente svitare i tappini che sono sui dissipatori del VRM e potete liquidare tutto. Bella, 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 bella. Questo è un sogno proibito. Raga, qua, che è inutile che ve lo dica, un 12.900K ci va davvero che è una crema. Andiamo poi con la Z690 Maximus Extreme. Qui stiamo parlando della top di gamma per quanto riguarda la dissipazione ad aria, la dissipazione classica, ecco, di Asus. Stiamo parlando di una scheda madre con fasi di alimentazione fatta ad hoc, un sistema di heatsink e quindi dissipazione del VRM fatto
fatto ad hoc, fatto che ha dei pezzi di metallo che sono praticamente alti così, quindi potete dissipare davvero tutto. Uno shroud custom con appunto dei tasti che da qua purtroppo non riesco a leggere, ma saranno sicuramente un reset, un power on, power off, credo magari un CMOS per pulire appunto il BIOS se l'overclock è sbagliato. Queste sono schede madri che vi danno ottime connettività e ottime prestazioni anche sotto sforzo estremo. Ma se volete il top del top del top del top del top, quante volte ho detto top, lo dico un'altra volta, del top, c'è la Maximus Hero Extreme Glacial. La Glacial è una scheda madre con waterblock integrato. Questa è la scheda madre per creare un custom loop in maniera, diciamo, semplice. Perché tutto il percorso di routing del liquido già c'è all'interno della scheda madre, basta collegare i tubi e il tutto, VRM, processore, credo anche il chipset, sì, perché passa pure là il liquido, sarà raffreddato al liquido. Quindi questa è la scheda madre se volete tirare fuori il meglio del meglio del meglio dal vostro processore. Stiamo parlando ovviamente di schede madre di fascia altissima. Il prezzo, credemi, almeno per quanto riguarda le MAG di MSI, sarà circa, secondo me, 500 euro, quindi se vogliamo fare uno step up per quanto riguarda le prestazioni, cominceremo a parlare di 650-700 euro per le schede madri con waterblock integrato, quindi, dovete un attimo considerare voi. È vero che i processori di Intel saranno i migliori in gaming, ma questo c'era da aspettarselo. C'è da dire però che per accaparrarsi le prestazioni migliori, dovremo spendere un bel po'. E questo è il cruccio purtroppo che mi viene ogni volta che ho voglia di fare upgrade al mio PC. È vero che a me piacerebbe avere sempre le performance più alte in qualsiasi ambito, ma poi bisogna sempre fare i conti col portafogli. Ragazzi, vi auguro un buon Halloween, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G, e ci vediamo un prossimo video, sempre qui col vostro G, sempre qui sul Punto di G. Questa settimana escono i processori, quindi attenzione e venite a vedermi sul canale Viola, perché sicuramente ne vedremo le prestazioni insieme. Grazie mille ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao belli.